Quanta strada ha fatto il Metal Face che oggi conosciamo? Com'era il gioco agli albori e quando tutto ciò è iniziato? Queste sono domande che mi sto ponendo in questi giorni e probabilmente lo stesso anche per voi. Quindi questo che faccio oggi è un video totalmente fuori dai ranghi per ripercorrere le tappe che hanno formato un grande platform 2D. Cobalt inizia ufficialmente nel 2009 da un progetto di un videogioco in flash chiamato Blueface. Il primo prototipo è abbastanza rudimentale, ma serve agli sviluppatori per trovare il giusto feeling con i controlli di movimento. Nello stesso anno introducono alcune delle meccaniche principali che oggi conosciamo bene, come lo Shield Belt e le Jet Shoes, oltre che le prime armi funzionanti ed un'intelligenza artificiale abbozzata. Nell'agosto del 2010, e soltanto dirlo mi fa venire caldo, il gioco viene presentato con il nome di Project B, Progetto B, ed è ufficialmente in alfa, e a ottobre dello stesso anno viene pubblicato il primo trailer di Cobalt, in cui si può evincere il notevole passo avanti dall'anno precedente. Anche l'anno successivo viene creato un nuovo trailer, questa volta per evidenziare che il team era entrato in collaborazione con la Mojang, nonché con Anosu, che componeva le musiche praticamente. Il gioco all'epoca non era molto diverso da quando io e Mike ci abbiamo messo le mani la prima volta nel 2012. Ma non finisce qua. Il team dal 2011 scriverà la maggior parte dei progressi del gioco sul suo blog ed ogni tanto farà apparire qualche piccolo nuovo aggiornamento, questo fino al 2013, in cui arriva un video a mostrare le caratteristiche del gioco nonché quelle dell'editor di mappe. In tutti questi anni è mancata però la presenza della modalità storia, Portage, che a quanto mi riguarda è attesa dal 2012 in quanto il progetto era seguito da 27.000 persone, mica poche. Nel 2014 è quasi silenzio radio, sia sul sito che sul blog di Oxey, finché non si decide di coinvolgere alcuni personaggi noti alla comunità di Cobalt come Janitor e Fabio the Turtle, e fargli scrivere alcune cose riguardo lo sviluppo del gioco. Queste persone dovevano per così dire tenere a bada la folla, assieme a dei video di una serie chiamata Radio Cobalt, tra cui le cose che saltarono fuori fu che il gioco verrà reso in futuro multiplayer online. Fino ad ora però gli sviluppatori si erano mostrati poco attenti alle comunicazioni con i propri fan e magari avevano pensato che fosse necessario riavvivare gli animi o semplicemente dire non siamo morti. No, ma seriamente, lo hanno scritto. Dopo essersi sentiti un po' più in pace con se stessi, il lavoro viene diviso in due gruppi, lo sviluppo per PC e quello legato al porting, e quindi alla compatibilità per farlo girare su console. Quest'ultima viene passata a Fat Shark, ennesima compagnia con cui stanno collaborando, e questo ha lasciato libero l'Oxey di dedicarsi appieno sul single player. Ah, e beh, arriviamo ad oggi, 2015, o per meglio dire fine del 2015. Per la metà di quest'anno ci sono state molte informazioni riguardo al prossimo grande aggiornamento che avrebbe previsto, finalmente, la modalità avventura. Un aspetto che non volevano mostrare in completo e per questo rimasto tra gli ultimi ad essere presentato. Siamo ad ottobre e questo, dico questo, è il mese decisivo. Non si sa se stasera o il 31 di questo stesso mese, ma oramai ha annunciato l'arrivo su PC, Mac, Xbox e perché no, io credo anche su PlayStation, siccome tempo fa lo fecero presente. E siamo arrivati alla fine del viaggio, signori. Dopo questo aggiornamento il gioco passerà dallo stadio alfa allo stadio beta ed oltre a questo costerà anche il doppio, quindi affrettatevi ad acquistarlo prima se non avete fatto altro che osservare le oscenità fatte da me e Mike. Detto questo, aspettiamo con ansia l'uscita della versione 125. Il video finisce qui, ma aspettatevi ancora un'altra partita prima dell'aggiornamento definitivo. Ciao ragazzi.